Siamo qui per parlare di criminalità organizzata e corruzione. Quali sono le forme odierne di questo intreccio? Sono due aspetti molto diversi ma comunicanti tra loro. La corruzione dà vita frequentemente a un sistema criminale che è gestito, come tutti i sistemi criminali, molto meglio dal crimine organizzato che da individui singoli. E dopodiché c'è un'evoluzione continua che dipende dalle attività investigative e repressive in generale. Loro si adattano a noi e noi ci adattiamo a loro. La criminalità organizzata, nell'organizzare appunto la corruzione, funziona come una vera e propria impresa? No, non funziona come un'impresa, però assicura l'osservanza dei patti e soprattutto l'osservanza del silenzio. E quindi è molto più efficace delle regole di esclusione che ci sono in un sistema non gestito dal crimine organizzato. In più, come diceva Murri, la lotta alla criminalità organizzata è molto difficile perché la criminalità è organizzata e noi no. Una domanda invece riguarda la riforma della giustizia che il governo vorrebbe varare adesso. Qual è la sua opinione al riguardo? Non riguarda la giustizia, riguarda l'ordinamento, che è una cosa diversa. I rapporti tra i poteri dello Stato e la collocazione istituzionale del pubblico ministero non ha niente a che vedere con i problemi di efficienza e di efficacia degli apparati giudiziari, che sono un'altra cosa. Lei crede che questa riforma poi vorrebbe mettere il cappello effettivamente alla magistratura? Ma io credo, intanto non mi pare attuale, perché prima che questa diventi eventualmente legge costituzionale in vigore deve passare molto molto tempo e quindi mi pare prematuro occuparsene. Questo l'ha detto D'Alema. Ah sì, è evidente, su qualche punto la pensiamo allo stesso modo. Allora, la corruzione è uno strumento che viene utilizzato dalle agenzie che cercano di controllare il sistema degli appalti o delle pubbliche forniture. Quando si crea un sistema che poi di fatto è un sistema lobbistico, dove va avanti non chi è più bravo ma chi ha le migliori conoscenze, e queste conoscenze sono frutto di una confluenza politica o di una compravendita, che poi è la stessa cosa, finisce poi per deteriorare le regole del mercato, per annullarle del tutto, e creano nei cittadini la sfiducia, perché se sanno in partenza che quel determinato atto, loro non potranno mai accedere a quel determinato progetto di sviluppo, non potranno mai accedere se non rispettano le nuove regole che si stanno creando sul mercato. In questo senso poi finiscono anche in questo caso per alimentare ulteriormente le file della criminalità organizzata, perché diventa il terminale l'agenzia funzionante a cui rivolgersi in caso di necessità. Alla fine, se vuoi entrare in un progetto di riqualificazione urbanistica di una certa città, non devi presentare un progetto valido, ma ti devi rivolgere all'agenzia che è in grado di controllare la gara d'appalto e farti entrare nell'affare. Allora, a proposito del modello meridionale mafioso che viene esportato al nord, vorrei segnalare una cosa. Facendo un giro un po' nelle regioni del centro-nord, soprattutto in Emilia-Romagna, mi sono trovata di fronte a una cosa piuttosto bizzarra. A imprenditori emiliani che hanno denunciato pubblicamente di altri imprenditori emiliani, non di origine meridionale, ma che erano nati e cresciuti nel loro paese, che si rivolgevano direttamente alle organizzazioni, a imprenditori mafiosi, per le convenienze che ne potevano avere. E c'era questo allarme che veniva dall'altra parte dell'imprenditoria sana rispetto a un mercato che loro non potevano contrastare, perché l'offerta che arrivava da questo tipo di imprenditori, da queste partnership, era molto ma molto più conveniente di quella che poteva venire dal mercato legale. E quindi stavano constatando con terrore, per la verità, la fine di un circuito sano dell'economia a vantaggio di un'economia criminale esclusivamente finanziaria, dove l'arricchimento è l'unica finalità, quindi si è persa proprio la finalità costituzionale della ricchezza come bene sociale e della proprietà come bene sociale, a favore di un circuito che è esclusivamente finanziario, fine a se stesso e fine esclusivamente all'arricchimento.